Cari follower, bentornati sull'archivio del signor Santilio per la quinta parte della Macchina del Tempo, novembre 1997. Siamo di fronte alla console che di fatto ha cambiato il mondo dei videogiochi, riuscendo a cogliere l'obiettivo di fare breccia negli interessi delle masse per prima, portando l'industria a numeri da capogiro. In questo momento storico era già chiaro che avesse vinto a mani basse la console war e una lunga fila di publisher portavano i loro prodotti sulla piattaforma. Ma prima di cominciare la nostra sfilza di mini recensioni dei giochi pubblicati questo mese per PlayStation, vi ricordo che potete supportare il mio canale e il mio lavoro abbonandovi qui su YouTube tramite YouTube Gaming. Trovate il link nella descrizione al video. Su PlayStation uscivano giochi di ogni tipo, persino compilation come la Arcade Greatest Hits The Midway Collection 2, che segue ovviamente un'operazione similare dedicata ad alcuni tra i coin-op più popolari dell'azienda americana. Infatti nella prima collezione furono inclusi solo una parte di classici e qui, capitanati da Moon Patrol, arrivano Spy Hunter, Blaster, Burger Time, Tapper, Joust 2 e Splat. Ad eccezione dell'ultimo, tutti cabinati capaci di spillare numerosi quattrini ai giocatori, di entrare nelle case grazie a tante conversioni e, perché no, di ritagliarsi rilevanti posizioni nella storia dei videogiochi. La riproposizione dei titoli è più che dignitosa, mentre lo sono molto meno alcuni filmati di grafica pre-renderizzata di presentazione o di decorazione nei menu. A proposito di pubblicazioni molto particolari, RPG Maker della ASCII gode ormai di una notevole fama dato che nelle sue forme più evolute per PC è anche il cuore di tantissimi JRPG pubblicati oggi da sviluppatori indipendenti. Questa uscita è nota in patria come RPG Tsukuru 3, proprio perché si tratta del terzo editor ad arrivare su console, ce n'erano stati due per Super Nintendo, mentre sui computer giapponesi ve ne erano ancora di altri. Ovviamente realizzare un gioco di ruolo su un game engine per console è un'avventura complicata e soprattutto limitata per scarsezza di mezzi e di memoria a disposizione, ed RPG Maker non sfugge a tutto questo. I più tenaci sarebbero comunque riusciti a realizzare qualcosa ed in caso contrario, come premio di consolazione, avrebbero potuto giocare al gioco dimostrativo incluso nel CD, che serviva a dare un'idea delle potenzialità del programma, ma era anche capace di intrattenere per alcune ore con le classicissime meccaniche di categoria. Immediato e clamoroso fu il successo della serie di Puzzle Bobble sin dal suo debutto. La formula era assolutamente impeccabile e difficilmente perfezionabile. Ciononostante Taito si è impegnata nell'escogitare di continuo piccole variazioni che legittimassero la pubblicazione di nuovi episodi. Siamo giunti questo mese a Puzzle Bobble 3DX, adattamento migliorato del coin-op già disponibile da circa un anno, che si arricchisce di contenuti declinabili in modalità aggiuntive come la Challenge che pone obiettivi specifici. Ci sono tuttavia un paio di modifiche al gameplay, la prima e meno rilevante è la presenza delle bolle arcobaleno che si adattano a quelle che toccano, comportandosi di fatto come bolle universali. Più importante è invece la sparizione del soffitto che si abbassa ogni tot mosse, sostituito qui da nuovi strati di linee e di bolle agganciate a cosiddetti nodi, che spariranno solo quando riusciremo ad isolarli. Interessante anche come qui il soffitto sia una parete come le altre, quindi che fa rimbalzare le bolle, che in questo modo possono sfruttare nuove traiettorie. Puzzle Bobble 3DX è il solito capolavoro, specialmente sfidando un umano. Pubblicato sia su PlayStation che su Saturn, questo è anche il mese di NASCAR 98. La licenza passa per la prima volta in mano all'Electronic Arts, che sogna grandi cose per essa e la partenza non è per nulla da buttare.
NASCAR 98 si propone con un reparto tecnico molto dignitoso, che offre un frame rate solido e giusto qualche problema di troppo di bad clipping. Buffo tuttavia come la grafica segni un passo indietro rispetto ai NASCAR della Papyrus per PC. Ovviamente anche a livello simulativo non c'è un'eccessiva ricercatezza, con auto che godono di un calcolo dei danni piuttosto sommario, ma adatto allo spirito più diretto della platea console. Ci sono 17 tracciati, tutti i piloti del campionato ufficiale ed il savoir-faire di un publisher che di certo conosce bene come presentare al pubblico i propri prodotti. È arrivato anche in Europa nonostante lo scarso interesse verso il campionato. Nella scorsa puntata dedicata al Saturn abbiamo scoperto molte perle rimaste confinate al territorio giapponese. Beh, ce ne sono anche per la PlayStation 1, proprio come Burger Burger Hamburger Simulation. Forse definirlo perla non è giustissimo, ma senza dubbio si tratta di un titolo molto simpatico a partire dal tema. Il compito del giocatore sarà infatti quello di gestire una paninoteca, un vostro personalissimo McDonald's. Il genere di appartenenza è infatti quello che su computer veniva definito dei tycoon, gestionali in cui controllare ogni parametro della nostra azienda per raggiungere validi profitti. In Burger Burger però c'è un'overdose di giappofesta ed attività peculiari come la realizzazione del menu, dove sarà nostro compito stabilire strato per strato cosa mettere nei panini, badando al costo dei singoli ingredienti. Il gioco ha avuto anche un minimo di successo utile per motivare la produzione di un seguito. È molto lunga, la storia dei party game di successo e, siccome è divertente, ha avuto successo anche l'idea di picchiare l'avversario in queste occasioni, concept che raggiungerà il suo massimo in Super Smash Bros. Con un paio d'anni d'anticipo, tuttavia, Konami presenta Poi Poi, gioco multiplayer dalle atmosfere festose che altro non è che un picchiaduro. L'obiettivo è quello di azzerare l'energia degli avversari in arene in cui le sfide sono dei tutti contro tutti per quattro giocatori. Per vincere si potranno usare diversi metodi, ma quello di base consiste nel raccogliere degli oggetti e scagliarli a tutta forza contro gli avversari. Esistono anche item speciali come guanti che conferiscono ulteriori poteri e chance di vittoria. Il gioco è abbastanza monotono, soprattutto in single player, ed a ravvivare le battaglie interviene ogni tanto lo scenario che presenta pericoli particolari. Afflitto anche da un reparto tecnico piuttosto spartano, nonostante la colonna sonora griffata da un ancora sconosciuto Akira Yamaoka, Poi Poi è un titolo trascurabile. Buone idee possono essere giudicate male, molto male al tempo sbagliato, e il destino del tie-in di Fantastic Four per PlayStation è l'emblema di tutto ciò. La Acclaim sceglie una maniera controcorrente di spendere la sua licenza, quella di incaricare la cara Probe Entertainment di realizzare un beatemap a scorrimento. Già, una di quelle categorie videoludiche che avevano fatto furore nei primi anni 90 ma che ormai sembravano appartenere ad un lontano e vecchio passato. Così, un gioco non certo memorabile, ma relativamente divertente, è stato falciato da giocatori e soprattutto critica, che ha puntato il dito sul concept vecchio e povero. E poi di sicuro c'è una brutta grafica ed un gameplay comunque non esaltante, ma in quattro giocatori con il multitap, Fantastic Four è in grado di regalare un divertimento accettabile e paradossalmente invecchiato meglio di titoli assai più blasonati. It's clobbering time. Karen Driver è l'equivalente anglosassone della nostrana quattro ruote, ovvero una rivista che è pressappoco il verbo in termini di automobili. Non sorprende quindi che la sua licenza sia stata sfruttata per rendere più appetibili i titoli automobilistici e questo mese ne approfitta Activision che incarica il team U-Technics di sviluppare Karen Driver Presents Gran Tour Racing 98. Nonostante la rivista prestigiosa, la scelta di design ha decisamente virato verso l'arcade, del resto non vi sono neppure mezzi realmente esistenti, ma solo ispirati ai modelli veri. Si corre effettivamente in giro per il mondo, dall'isola di Pasqua alla Scozia, all'Egitto, con percorsi dal fondo differente che quindi richiederanno auto da asfalto, da rally o persino buggies.
Gran Tour Racing 98 è veloce, relativamente fluido, anche se la grafica non è molto bella a vedersi. Le sue meccaniche semplici e dirette, però, lo hanno reso meno incline all'invecchiamento. Questa puntata ha anche una sostanziosa anima americana, tant'è che troviamo rappresentata più di una disciplina popolare negli Stati Uniti. NHL Faceoff 98 arriva da Sony, che in questi anni credeva molto nella possibilità di realizzare proprie serie sportive longeve e di successo. Il lavoro svolto in questo specifico caso è encomiabile, e pur essendo solo la terza installazione di questa serie di hockey, ha quasi annullato le distanze con la ben più esperta concorrenza Electronic Arts. NHL Faceoff 98 vanta soprattutto una grafica impressionante per la console, che evidenzia le ampie risorse spese da Sony. Per un soffio, non è probabilmente il miglior gioco di hockey da comprare, dato che NHL della EA vanta ancora un margine di vantaggio in termini di giocabilità, principalmente grazie ad un sistema di comando molto preciso ed ottimizzato, ma siamo comunque alle prese con un prodotto di elevata qualità. Detroit Goal. Doug Brown, Marlowe, Bulls, 6, Heat, 9. Per il territorio americano, quello delle simulazioni di basket era uno dei mercati più grassi, ma nessuna di esse sembrava ancora riuscire a dominare con chiarezza e mancava un vero leader qualitativo. Nella mischia si tuffa anche stavolta Sony con NBA Shootout 97, curiosamente con una divisione europea, ottimo titolo che riesce probabilmente ad essere, almeno provvisoriamente, il migliore dell'otto. È la seconda uscita al logo Shootout e mette immediatamente in mostra la confidenza con cui i team Sony trattano la PlayStation, tirando fuori una grafica pregevole. C'è solo un problema rilevante, le collisioni, che non sono per niente precise e finiscono con l'incidere sul gameplay. Nel basket, infatti, è fondamentale la difesa e se il programma non riesce a calcolare con esattezza lo scontro tra i corpi dei giocatori, possono sorgere problemi. NBA Shootout 97 non è quindi casualmente sbilanciato sull'attacco, ma i controlli sono eccellenti e l'azione diverte in abbondanza. La strada per l'evoluzione del basket in videogioco è ancora lunga, ma la direzione è giusta. At the end of the first quarter, the Bulls 8, the Heat 11. Accogliamo un'altra pubblicazione, nuovamente dalla divisione londinese SCEE. Rapid Racer è, in una certa misura, la risposta PlayStation alle corse acquatiche di Wave Race, ma è un tentativo che per molti aspetti rimane lontano dalla gloria del classico Nintendo. Rapid Racer ha soprattutto un obiettivo, esibire il potenziale del nuovo pad Sony, il DualShock, e ci riesce bene. I controlli sono eccellenti, con il miglior uso del doppio stick analogico visto fino a questo momento, una possibilità che nessun'altra console aveva, ma dello stesso controller sfrutta molto bene anche la vibrazione, che cambia a seconda del tipo di onda che si tocca. Il reparto grafico merita comunque buone parole perché se è vero che i poligoni in giro sono pochi, c'è dell'acqua molto ben fatta e verosimile. Senza dimenticare un frame rate stabile a 60 fotogrammi al secondo che dona un bellissimo senso di velocità e fluidità. Il gameplay è divertente sulle prime, ma è lontano dalla profondità di un Wave Race e viene a noi abbastanza presto. Il filone dei giochi brutti è stato satollo in ogni generazione e libreria software, e sulla PlayStation di patacche ne sono uscite anche troppe. Bug Riders non si capisce quante buone intenzioni avesse in partenza, ma non dà l'impressione di un gioco programmato in malafede. Forse perché mostra subito un codice di qualità con una grafica relativamente dettagliata e molto fluida, cosa importante dato che è un gioco di corse. L'ambientazione è su un pianeta dove il sovrano sta morendo, ed il nuovo sarà l'individuo più valido nella corsa su insetti. Sì, ci sono questi mosconi verdi giganti da montare e condurre lungo percorsi volanti. Inquietante come l'unica maniera di accelerare sia frustando vigorosamente la bestia, che potrebbe però morire per la troppa violenza. Bug Riders è noioso e la meccanica della corsa volante funziona male, ma è un'esperienza piuttosto peculiare. Sì.
Quando si parla di dating sim, la mente va puntualmente verso verbose esperienze di gioco fatte di tanti dialoghi e situazioni molto simili tra loro di gioco in gioco, sebbene questo sia proprio ciò che cercano gli appassionati del genere. Tuttavia la Taito riuscì ad inventarsi in sala giochi qualcosa di molto diverso, pur rimanendo in tema di conquista di ragazze. Già l'idea di un arcade basato su questo obiettivo è folle, ma la realizzazione è la parte davvero spassosa. Magical Date AX Sotsugyu Kokuhaku dai Saxen è una versione espansa del coin-op che già originalmente era organizzato come un gioco da tavolo, dove a determinate caselle corrispondevano specifici e simpaticissimi minigame, peraltro molto ben programmati dato che alcuni girano a 60 fps. Ed in queste occasioni la Taito non ha mancato di omaggiare il suo passato, per esempio con un surrogato di Densha de Go, imperdibile per gli appassionati di cultura giapponese e dating sim in particolare. Uno dei blockbuster dell'era PlayStation è stato Twisted Metal dello sviluppatore Single Track, un gustoso e ricco gioco di combattimento veicolare. Lo stesso team cerca di riciclarsi e riciclare con Critical Death, pubblicato da GT Interactive, che pesca a pienissime mani da ciò che era stato Twisted Metal. Lo scenario di gioco però si sposta sott'acqua, dove le arene vengono ritagliate nell'oceano e dove i mezzi obbediscono per forza di cose a controlli molto diversi. Per vincere le sfide non bisogna necessariamente distruggere tutti, ma sarà sufficiente raccogliere 5 specifici pod che apriranno poi l'uscita. Contrariamente forse a quanto ci si sarebbe aspettato, Critical Death non è un passo avanti rispetto a Twisted Metal, infatti il gameplay, per quanto ancora divertente, sembra meno incisivo e graficamente colpisce poco, con livelli acquatici, poveri di dettaglio ed un frame rate incostante. Il successo del primo della serie era stato milionario, per cui nulla poteva impedire a Sony e Naughty Dog di replicare con Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Si trattava di un seguito davvero molto atteso, che dai primissimi giorni sul mercato ha venduto a camionate, ed anche per delle buone ragioni. La Naughty Dog non si tradisce ed esprime forse il pinnacolo della tecnica su PlayStation fino a questo momento, con personaggi e texture straordinariamente dettagliati, tanto da mandare in pensione completamente le cutscene pre-renderizzate, sostituite con grafica tutta in real time. Il gioco poi è quello che già si conosceva, ma con più qualità, con 25 livelli da attraversare per ottenere un cristallo da consegnare a Cortex, che stavolta sembra, chissà se veramente, passato dalla parte dei buoni. Critici e giocatori si sono divisi, soprattutto nel corso del tempo, sull'effettiva bontà del gameplay di gioco. Un'introduzione universalmente apprezzata ed influente però è la Warp Room, ovvero la selezione del livello che così com'è diventerà un marchio per la serie e un must per tanti giochi simili. E voi a cosa avete giocato di questa macchina del tempo? Sono solo una parte delle uscite PlayStation che completeremo nella prossima puntata dedicata a novembre 1997. Come sempre rimanete sintonizzati però sull'archivio del signor Santilio per seguire le altre rubriche in programma e ovviamente le live a tema di questa puntata. A presto!